Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, sono tornata alla mia postazione con anche un faro nuovo, quindi ditemi tutto, dovrebbe fare luce senza però andare a falsare i colori. Ho fatto dei test swatch e mi sembravano reali. Quindi adesso sembra che siamo a posto finalmente. Comunque sto sistemando anche la postazione su, così nel caso che brontoli a casa siamo a posto. Finché sono in tema di bla bla, dico solo una cosa perché è un commento che spesso e ultimamente sotto i video vedo spesso e ho sempre risposto, però rispondo una volta per tutte, così basta. Perché le ditte mi mandano i prodotti se ho così pochi iscritti, non sono un influencer? È vero, ragionissima, il mio lavoro è un altro. Quindi io creo contenuti per queste aziende, va bene? Quindi loro mi inviano i prodotti per questo modo. Poi posso anche mostrarveli sul canale. Non sono un'influencer solita con 50 milioni di iscritti, ma comunque sia piacciono i miei contenuti ed mi inviano i prodotti. Quindi se non fate questo tipo di lavoro ed non ne create, non siete in collaborazione con loro per creare contenuti per loro e volete però sul vostro canale mostrare i prodotti, o ve li comprate, che ci sta, basta che lo dite, oppure provate a contattare le aziende, però io non so che cosa farci, quindi non è, è inutile, sì, avete ragione, non sono una classica influencer, il mio lavoro è un altro, quindi ve li mostro, anche perché penso che siano comunque molto utili. Fine polemica, ok? Ed è quindi non rispondo più sotto i messaggi, andate a vedere i video. E oggi vi voglio mostrare questi prodotti di Revolution e iHeart Revolution. iHeart Revolution è la prima volta anch'io che testo qualcosa. Revolution classica la conosco, iHeart Revolution che è la parte più economica di Revolution, perché Revolution è fatta di tante, come si dice, tanti settori, quindi c'è Revolution che è quella classica che ha dei buoni prodotti, poi c'è Revolution Makeup, Revolution Pro, iHeart Revolution, c'è tutta una serie di idee. Ok, allora questi prodotti mi sono stati inviati in collaborazione con Revolution da Douglas. Ok, dunque andiamo a vedere perché qui ne ho diversi che ho solo sbirciato, ma sono tutti chiusi e sono per tutti i prodotti disponibili da Douglas online oppure negli store fisici oppure anche sul sito di Revolution. Che non so se vi convenga acquistare sul sito di Revolution Classico perché è inglese e quindi c'è sicuramente la dogana. Perché lo sapete, ve l'ho già detto, l'Inghilterra e l'Italia non si piacciono, quindi cioè, bloccano sicuro, la dogana c'è sicura. Io partirei con iHeart Revolution perché vedo che ci sono solo due prodotti che però mi interessano alquanto, in quanto abbiamo due ciprie. Allora, questa è la Peach Baking Power da 22 grammi, questa qui. Ed è al profumo di pesca e adesso lo scopriremo. Mentre questa è la Coconut Baking Power, sempre da 22 grammi. È una polvere libera in cipria in polvere libera al cocco. E quindi direi che ve le mostro tutte e due. Eccola qui. Questa è quella alla pesca. È una bella scatolotta. Dentro ha il suo puff. Ed è chiusa, quindi adesso la andiamo ad aprire anche perché mi serve e andiamo ad aprire non so come, anche perché ho sicuramente la lancio ovunque. Allora, proviamo a fare così, anche perché voglio provarla e nello stesso tempo dirvi se sa di pesca. Aspettate un secondo. Ok, dunque potevo prepararmelo un pochino prima, ma non sarebbe stato altrettanto bello. Allora, vediamo, dunque. La cipria è così. Ok,
Questo è il colore, sì, questo faro mi piace, perfetto, non sfalsa assolutamente il colore. Io la sto usando, ma di pesca sa poco. Sincera, sincera, sincera. Magari quella al cocco invece ci darà più soddisfazioni, che ne sappiamo noi, anche perché quella al cocco è sicuramente bianca, mentre questa ha un tono leggermente più pescato. Quindi stesso discorso, stesso puff. Andiamo sempre a togliere la nostra bella pellicolina. Mi aiuto con una lima perché così vado piano, perché sennò se tiro su di forte è sicuro che faccio uno di quei macelli, il problema della polvere libera. Però per il resto la polvere libera mi piace un sacco, soprattutto con la mia pelle mista la polvere libera. Allora, colore è questo qui. Così e la mettiamo vicino, che effettivamente è più bianca, guardate la differenza. Ok. E non sa assolutamente di cocco. Benissimo, andiamo avanti. Però da come spolvera e da come sono ridotti i miei pantaloni, direi che fortunato non si vede, direi che comunque sia è una bella polvere libera, bella impalpabile, bella setosa, ci può piacere assai. Ma andiamo avanti con gli altri prodotti, che sono invece tutti della linea Revolution Classica. Quindi abbiamo diversi prodotti, li tiriamo fuori tutti. Ecco, dunque, la linea è questa, è la Rehab si dice, ok. Dunque abbiamo, vediamo un po', restiamo sulle polveri. Baking Power, questa Radiant Finish Setting Power da 30 grammi. Bello il pack. Ok, questa differenza dovrebbe avere solo il tappino. No, ha la pellicola anche questa. Ok, ormai siamo navigate. Ho paura. Ok, allora andiamo a vedere nel tappino. In questo caso il tappino è piccolo. Oh, particolare, molto particolare. Guardate qui. Cos'è? È gialla? Non capisco. Allora, non capisco. Non capisco. Ha una texture super opacizzante. Dice qualcosa illuminante. Cipria fissante illuminante. Allora, fissante, sì, assolutamente. Sull'illuminante ho qualcosa da ridire, però la testerò meglio e vi saprò dire che fa anche rima. Andiamo avanti finché sono così macchiata con... Cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo Under Eye Primer e Bright Corrector, con il correttore per gli occhi. Questo è il Bright Light Highlighter, quindi il correttore illuminante. Retinol Rescue Primer e poi una palette che non è della stessa linea, ma è della MAC Fashion. Allora, partiamo con i correttori prima, dai, su. Allora, andiamo con questo correttore Bright Light Highlighting Beam Pink con quarzo. Dovrebbe essere un correttore, la quantità c'è scritto 3 ml, fatto così. Questo è un correttore illuminante, sì, ma questa linea Rehab ha le proprietà di unire make-up e skincare, quindi dovrebbe andare anche ad avere un effetto leggermente curativo. È fatto a pennellino, ricorda un po' il Maybelline.
prima o poi arriverà. Beh, questo dimostra che è davvero nuovo. Ok, ma prima o poi arriva. Una leggera accenno di colore lo vedo. Vedo un leggero accenno di colore. Ancora no. Eppure il colore c'è, vediamo. Ah, ma è proprio l'illuminante. Ah, ma un illuminante in crema? Ok. Potevo arrivarci. Illuminante è illuminante, bello. Non mi piacciono molto gli illuminanti in crema perché anche questo hanno la texture in olio, e le texture in olio, anche se è bello luminoso, poi una volta sfumato ed è per tutti i giorni, tendono a non piacere alla mia pelle mista, però vediamo come si comporta. Ma adesso veniamo a quello che ci può piacere di più, che sono il correttore, era questo il correttore illuminante, Magic Ache Brow Corrector da leggera a medio, da pelle da chiara a media, correttore illuminante anti occhiaie. Andiamo a vedere la confezione, eccola qui, molto carino. Il colore è, ve l'ho detto, la quantità è un 8 grammi, ecco, questo ci piace. Anche questo è chiuso, ma che bello questo fatto che i prodotti sono chiusi. Sarà che io ero abituata alla Essence che... Ok. Non è venuta via benissimo. Oh, è in crema. È un pesca chiarissimo, che può andare bene da primer sotto gli altri correttori, più un corregge le occhiaie un pochino e poi dopo si va sopra con un altro correttore, ma adesso ce ne ho messo un po' di più, quindi ve lo mostro. Si vede, però è carino. È carino, andiamo con gli ultimi prodotti, poi dopo, prima di fare lo swatch, mi pulisco. Questo è il Line Fix Under Eye Primer con Rehab. Appiana tutte le linee del contorno occhi. È fatto così, quindi ha lo stesso pack del correttore, sempre un 15 grammi, quindi ce n'è anche un bel po', ecco. Anche il suo tappino. Sapete che a me non piace prelevare i prodotti con le dita, però in questo caso sono pulite. Fatto così e diventa trasparente. Faccio un po' fatica, forse bisogna scaldarlo un pochino prima. E con 16 gradi in casa, che cosa volete che si scaldi? Ok, sì, è trasparente, si sente solo il... Dovrebbe vedere come si comporta, ma per adesso è completamente trasparente. Ma resta, lascia la pelle molto vellutata e morbida. E ora sono curiosa, dimeticone, che non è che faccia male, basta sapere se c'è o no. E però per questo effetto riempitivo e così vellutante, ci sta. Ultimo prodotto della Rehab. Retinol Rescue, quindi già fatto che abbia retinolo è perfetto, e ceramide. Questa è la base per pelli chiare, questo è il primer viso, quindi Perfect Base for Makeup Application, quindi è per il viso. Andiamo a tirarlo fuori, è un 18 ml. Bello l'applicatore in silicone trasparente, andiamo qui. Ah, è proprio trasparente anche lui, per forza che non si vede trasparente.
Mi può piacere. Poi contiene retinole, quindi fa sempre bene. Dimeticone anche lui, basta saperlo. Ed effettivamente, soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa, il dimeticone ci sta. Ok, ma adesso, se in tutta questa confusione che ho fatto vado a pulirmi, andiamo a vedere la palette, che è quella che interessa un po' a tutti, lo so. Ok, finché ci sono, mi pulisco anche i pantaloni con la stessa salvietta e andiamo a vedere la palette perché è ancora chiusa la mia, però l'ho vista online. L'ho vista per alcuni contenuti e secondo me, allora, ve la mostro. Questa qua si chiama My Fashion, My Beauty Diary. Penso che sia una collaborazione. È una palette da 15 cialde da 0,9 grammi. Siete pronte? Revolution è nota per queste palette un po' particolari che richiamano alcune cose particolari oppure perché fa dei dupe. In questo caso, la palette è questa. È un diario, cioè è in velluto, interamente in velluto. Qui è anche trapuntata, ha l'elastico, è proprio un classico diario. Poi dentro è fatta con lo specchio e questi ombretti che adesso tolgo. Ok, così. Ditemi voi. Adesso andiamo a vedere perché sono comunque A, B, C, D, E fino dalla A alla O, quindi proprio a lettere. E andiamo con la B, C, D E, che per ora è quello più polveroso, ma andiamo a provarli. Prima fila, belli illuminanti, belli, sono un po' colori di transizione perché non è che si vedano poi tantissimo. Vanno bene, c'è un rosina pescato, aspettate, ma io posso mettere l'elastico in modo che la tenga chiusa? Sì, geniale. C'è un rosina pescato, ci sono dei colori un po' scimmerini, ci sta. Andiamo avanti. Questo non ha una texture molto sottile, i brillantini si sentono un po'. Marrone opaco, che ci sta sempre bene. Altro marrone opaco. Questo che è particolare, ha una texture particolare e sembra cremoso. No, guardate, sembra cremoso e andiamo con l'ultimo che è sempre opaco. E qui dobbiamo avere un po' più di colore, tranne quest'ultimo. Andiamo a vedere. Opaco. Opaco, cremoso. Allora, qui ci siamo già di più. Questo qui è quello cremoso e si vede. L'ultimo non ha molto colore, però ci sta già di più con colori. Allora, prima di dirvi cosa un'idea mia, vediamo l'ultima fila perché così ci sta meglio. Ultima fila, oh mamma mia, questo era super cremoso. Guardate, mi sono sbagliata, ho proprio infilato il dito dentro, si è spostato ai lati. Mamma mia, questa è crema. Questo è più duro, è sempre sullo stile cremoso, ma più duro. Ok, gli altri sono passabili. Il primo che è il K, attenzione perché è davvero molto cremoso. Che è questo? È luce. Andiamo avanti.
Qua ci siamo. Qua ci siamo. Qua ci siamo. Bene, 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 bene. Allora, guardate com'è ridotta la palette. Perfetto. Tranne questo che gli ho infilato il dito io, le altre sono i tre opachi. Questi sono un po' polverosi, gli unici polverosi, ma per il resto... che poi andrebbe così ma non riesco a girarla. Cioè, mi piace, bella, classica, abbastanza tranquilli come colori. Gli opachi non sono troppo polverosi, si sfumano abbastanza bene, non perdono troppo colore. Mi piace, buona buona palette. E mentre mi pulisco, i prodotti sono finiti e voglio sapere da voi che cosa ne pensate. Se utilizzate i prodotti di Revolution, so che ci sono anche in alcuni OVS o Coin, non lo so, fatemi sapere, perché da me non ci sono. Ed è comunque, c'è il rivenditore Douglas, sia online sia negli store fisici. Ci sono altri rivenditori, un altro che mi dite spesso è Pink Panda, che però io sinceramente non conosco, cioè conosco, so cos'è Pink Panga, Panga, famoso Panga, ma non ho mai provato, non ho mai acquistato da loro e quindi non so neanche come sia il sito. Ed è, basta, io ringrazio intanto Revolution ed Douglas per questa collaborazione ed aspetto voi per farmi sapere che cosa ne pensate, quali vi piacciono di più, questa è stupenda, ed fatemi sapere se vi incuriosisce, cosa vi incuriosisce di più e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!